Ragazze, non potete capire, ho fatto questa mug cake tortino al microonde con un mio video vecchio, una ricetta di un mio video vecchio, ma devo assolutamente farvi un nuovo video cosa mangio con tante ricette nuove. Se lo volete fatemelo sapere che ve lo preparo in questi giorni, ovviamente subito pronta su Instagram a condividere. Seguitemi su Instagram, mi raccomando, che sono attivissima soprattutto in questi giorni con video, dirette e quant'altro. Buongiorno ragazze e ragazzi, sono qui per portare un po' di buon umore nelle vostre case in questo periodo di cacca, periodo quarantena coronavirus. Oggi è, amore, quanti ne abbiamo oggi? Oggi Ovviamente, ovviamente sto senza trucco, quindi perché ovviamente siamo in casa, però dopo mi truccherò perché comunque sto cercando di mantenere la mia routine normale e oggi ho intenzione di fare, comunque oggi è sabato, ma quanti ne abbiamo oggi sabato? No, 13 se non mi sbaglio, vabbè, comunque abbiamo perso il conto, anche se comunque per me non è cambiato molto perché io comunque lavoro da casa, quindi sto continuando a lavorare, il nostro shop online è attivo, infatti fortunatamente ci salva l'online perché veramente sono disperata, sto comprando un sacco di cose online anche io e voi state comprando sul mio shop un sacco di cose, stiamo ricevendo un sacco di ordini. E mi fa piacere, almeno impieghiamo questo tempo per coccolarci un po', prenderci cura dei nostri capelli, della nostra pelle. Adesso faccio l'allenamento, quindi del nostro corpo. Vabbè, comunque, ovviamente la situazione è quella che è, però non voglio stare qua a angosciarvi, cioè questo video è solo per intrattenervi, per portarvi buon umore e positività. Perciò nei commenti scrivete solo cose positive, scrivete solo messaggi di speranza, sì, lo so. Anche a me verrebbe qua da mettermi a dire, oh mio Dio, cioè sembra un incubo, un film veramente. Però, ragazze, dobbiamo farci forza e pensare positivo. Soprattutto restare a casa. Pensate, una settimana che non faccio la spesa perché sto evitando, sto consumando tutto quello che ho in casa. E mi piace troppo questa cosa che si possono consumare le cose che abbiamo in casa in questo modo, anche tipo per esempio, no? Io ieri stavo premendo il limone e di solito metto sempre un sacco di limone. Ho detto, ma basta, basta questo limone, se no mi finiscono. Quindi, oppure magari quel pacco di pasta abbandonato, consumi anche la pasta che magari non ti piace tanto. Quindi dobbiamo assolutamente cercare una cosa positiva in tutto questo. E ovviamente io da influencer vi devo influenzare positivamente. Quindi non mi metto qua a lagnarmi, però vi dico soltanto siate responsabili e non uscite di casa. Quindi solo per fare la spesa, però evitate di andarci ogni giorno. Cioè andate tipo una volta a settimana. E basta. E anche online si fa la spesa, soltanto che qua da me, poiché io abito in un paese in provincia di Napoli, comunque piccolo e sono anche un po' sperduta, tipo in montagna, non c'è questa cosa. Ovviamente se abitate nelle città centrali informatevi perché c'è questo servizio. Niente, come informazioni generali vi ho dato tutto, state a casa. Anche nei luoghi all'aperto, anche nei parchi, eccetera, non dovete uscire, soprattutto le persone anziane non devono uscire perché loro sono più a rischio, anche se siamo tutti a rischio, ci sono anche giovani in sala di rianimazione. Soprattutto state a casa perché uscendo c'è anche il rischio di farvi male e gli ospedali sono pieni. Quindi ragazze, vi prego, state a casa, neanche a dire vabbè, vado a fare una passeggiata, qua non c'è nessuno, ma se non c'è nessuno è perché fortunatamente tutti stanno rispettando le regole e stanno a casa. Se tutti quanti andassimo in quel parco, in quel posto dove non c'è nessuno, non ci sarebbe più nessuno, ma sarebbe affollatissimo. Non so se riesco a spiegarmi, comunque. Basta, non voglio più parlare di questo, vi voglio intrattenere. Quindi adesso allenamento. Allora, oggi ho detto su Instagram che avrei fatto allenamento. Avrei fatto, mi devo lavare i capelli, mi devo fare impacchi e trattamenti di bellezza. Avrei fatto un po' di shopping online e avrei fatto, messo a posto il mio studio, che dico sempre ma non lo faccio mai. Quindi sistemare i trucchi, sto ristrutturando il mio studio, quindi voglio far vedere questi miei trucchi, pulisco la scrivania, tutto. E la pizza. La pizza fatta in casa, infatti, dopo il mio amore andrà a fare la spesa e che lui, che non andiamo da una settimana e oggi ci andrà solo lui, quindi io non approfitterò di questa, non approfitterò di questa cosa per uscire di casa, anche perché comunque è un bimbo piccolo, Daniel ha 5 mesi e mezzo, quasi 6, anche se i bimbi dicono che non siano esposti, ma comunque io mi cago sotto e quindi va solo lui, si imbraca, dopo vi facciamo vedere come fa e comprerà la spesa. E non sto vedendo neanche i miei genitori, infatti oggi volevo fare una diretta Instagram con mio padre facendo la pizza, però non so se riesco a convincerlo perché lui è un po' restio, che comunque
comunque è molto riservato. E niente, ragazze, al massimo la faccio solo io, mo vediamo. Comunque farò la pizza e mangeremo la pizza. Però adesso alleniamoci, forza! E mi raccomando, ragazze, seguitemi su Instagram, che io sono un sacco attiva con le storie, le dirette, con tutto. E mia amore sta facendo la pappa. Amore, piccolino, la manina. Eccole qua le manine del mio amore. Sei troppo bello per questo mondo tu. Sei troppo bello per questo mondo. Mamma, parla, parla tu, parla. Cioè tu tra poco prendi la videocamera e parli tu. Oh no, no, quando sei bella. Cosa ne pensi di questa quarantena? Pupi? Vieni qui, Pupi. Pupi, vieni da mamma. Che se ne pensi? Sei felice? Insomma, non tanto. Vabbè, lei non è che cambia molto. Eccolo, vabbè, non vedi i tuoi amici cani, che comunque non stiamo andando nei parchi, eccetera, neanche con mamma e mio padre mi sto vedendo, quindi neanche Molly e Cookie sta incontrando. Comunque abbiamo preso queste cosine per Daniel, guardate, la piscinetta con le palline, mi ordini online per passare il tempo, farlo passare anche a lui. Ci sono anche altre palline, solo che le abbiamo lavate, vero? Vorresti andarci anche tu? Questo tappeto, un po' di intrattenimento anche per lui. Ragazze, sono tipo morta. Mamma mia, finito di allenarmi. Allora, sto cercando di allenarmi più volte. Tipo, ma se potete anche tutti i giorni, anche se io non ci riesco, perché comunque sono, comunque sto lavorando sempre da casa, ma lavoro comunque le mie ore, me le faccio comunque di lavoro. E con Daniel, scusate, ho avuto un attimo di lapsus che stavo pensando, no, Dario mi sta aspettando giù per andare a fare la spesa, perché Daniel sta riposando, noi cerchiamo, non lo lasciamo mai solo comunque, anche se dorme, perché comunque qualsiasi cosa siamo sempre vicino, vabbè. Adesso vi faccio vedere una piccola routine anche anticellulite, perché io sto soffrendo un sacco di ritenzione stando in casa, si accumula un sacco la ritenzione, liquidi e problemi di circolazione. Adesso mi faccio questi fanghi, mi faccio i fanghi, il bendaggio anticellulite, adesso vi faccio vedere, sono prodotti veramente top, è una routine fantastica, e vi lascio anche il mio codice sconto, che è CarlitaYT, così ragazze potete, noi abbiamo visto un sacco di sconti sul sito proprio per venirvi incontro e proprio per farvi sentire la nostra vicinanza in questo periodo, di modo che ordinate online, so che in tante vi state divertendo a ordinare online, però insomma noi vogliamo anche comunque farvi risparmiare qualcosina, quindi abbiamo visto un sacco di sconti, quindi già ci sono sul sito un sacco di prodotti scontati, ma vi lascio anche il codice sconto che vi dà il 15% di sconto, che è CarlitaYT. Quindi con questo codice sconto risparmiate almeno un pochino. Bello questo fango, è arrivato anche Pupi. Allora, però vi faccio vedere tutti gli step. Prima questo, perdonate, un po' in condizioni pietose perché l'ho quasi finito, infatti se vedete è rimasto pochissimo. E questo è uno scrub salino, i sali del Mar Morto, che serve gambe ultra lisce e tonificate con caffè, tè verde, centella, ed è drenante. Quindi elimina un sacco la ritenzione e la cellulite, e in più elimina anche i peli incarniti, quindi vi fa le gambe liscissime e anche molto tonificate. Ok, fate questo sotto la doccia, poi e vi lavate anche, perché comunque avete sudato, quindi dopo magari l'allenamento, ma anche una corsetta sul posto, un po' di movimento, un po' di esercizietti, anche se non fate niente, comunque almeno fate questa routine che almeno vi aiuta un sacco, proprio perché non ci possiamo muovere. Ok, quindi vi fate questo qua, poi dopo vi applicate i bendaggi. I bendaggi questi qua sono fenomenali, sono bendaggi salini drenanti che contengono caffeina, ippocastano, un sacco di ingredienti che vanno proprio a eliminare il gonfiore e la cellulite, sono favolosi, ovviamente sempre tutto naturale, bio, e questi qua sono drenanti, defaticanti e tonificanti, quindi li applicate, li fate stare una mezz'oretta, quando noi ve li spediamo vi mettiamo in automatico anche questi pantaloncini che voi dovete mettere, quindi potete continuare a fare le vostre faccende in casa o anche semplicemente stare sedute sul divano, quindi non c'è bisogno che voi me lo chiedete, vengono dati automaticamente in omaggio, ve li mettiamo nel pacco quando li comprate su caritashop.com. Comunque metto tutti i link dei prodotti nel box informazione, ve la chiamo proprio routine drenante anticellulite, facciamo così, antiritensione. Dopo questo io mi faccio anche il fango.
Questo fango è una bomba, io lo uso da 3 anni, è veramente fenomenale, è un fango osmotico che quindi tira fuori l'acqua, i liquidi in eccesso nel corpo e vi fa apparire la pelle praticamente senza la buccia d'arancia, tutti quei cuscinetti fastidiosissimi, è buonissimo, sempre naturale e biologico. Questo qua lo applicate anche sull'addome, lo potete mettere sull'interno coscia dappertutto e ha un effetto tonificante, veramente sembra proprio bruciagrassi, perché comunque sembrate proprio più sgonfie dopo, vi modella il corpo, quindi è top. Dopo, quindi 1, 2, 3 step, 4° step, il massaggio è importantissimo, vi asciugate, vi lavate, quindi togliete questo, vi lavate e vi fate un massaggio prima con l'olio, questo qua Eofraxia è buonissimo, l'olio anticellulite che contiene un sacco di estratti appunto contro la cellulite. Eteria è un marchio top, veramente una nostra perla su caritashop.com, è veramente meraviglioso e questo prodotto è ricco di ingredienti e poi ne è un sacco, quindi vi fate un sacco di massaggi, dura, io ce l'ho tipo da penso 4-5 mesi, guardate qua, mi faccio il massaggio ogni giorno, vi dura un sacco, quindi lo massaggiate dal basso, quindi dalle caviglie, massaggiate, 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 ginocchia importantissima perché la si accumula, interno e esterno coscia, anche addome. Ok, dopo aver massaggiato questo senza asciugarvi, vi applicate la crema. In questo modo con la crema si assorbe tutto l'olio in eccesso e continuate a massaggiare. Questa è sempre la crema della stessa linea vi massaggiate con questa, quindi si assorbe tutto, super trattamento potenziato, vi vestite, state a posto. Ragazze, veramente questi prodotti sono fenomenali. Vi metto il link nel box informazione e il codice sconto, vi ricordo, è CarlitaYT, così potete risparmiare. È comunque valido, ve lo metto valido su tutto il sito, quindi anche se volete altre cose risparmiate su tutto. Nel frattempo lei è venuta qua, guardate quanto è carina, cioè non so voi, ma i nostri animali domestici sembra che loro capiscano, almeno lei sembra che capisca che c'è qualcosa che non va, vi giuro non mi molla un attimo, cioè lei è già la mia ombra, però mi segue ovunque ed è troppo dolce, cioè come se lei volesse dare protezione a me, amore, però a volte vi giuro, cioè prima mi sono allenata con tutto il tempo che lei mi leccava la bocca, mi leccava le mani, cioè ma per lei, perché comunque stavo sudata, non so se anche i vostri cani lo fanno, e adesso che sono venuta qua lei pensa che dobbiamo dormire perché sto sul letto, invece adesso mi vado a docciare e mi faccio tutta la routine, vero amore? Cucciola. Comunque ragazze, cosa importante, ho visto stanno girando voci del cacchio sugli animali che addirittura stanno abbandonando in tantissimi i propri cani e i propri gatti in questo periodo perché hanno paura, cioè hanno una fobia appunto per il virus e hanno paura. Ragazze, vi prego, diffondete questo messaggio, i cani e i gatti, gli animali non sono portatori di questo virus, non è possibile prenderlo dagli animali, quindi vi prego, lasciamoli in pace, che anzi anche loro stanno soffrendo comunque in questa situazione, che comunque non possono scendere al di là del cortile o comunque di giù al palazzo, non possono andare anche loro nei parchi, nei prati, sulla spiaggia, da nessuna parte. Quindi vi prego, state tranquille, diffondete questo messaggio perché è veramente uno schifo che questi poveri animali siano degli oggetti delle mani di queste persone che sono, secondo me, incoscienti, pazze, non lo so. So che la paura può fare brutti scherzi, però veramente informatevi per qualsiasi cosa, informatevi e non vi fidate sulle voci in giro. Quindi l'hanno detto dal primo momento che gli animali non hanno nessun, non sono portatori, non è possibile contrarre da loro questo virus. Ma poi voglio dire, stanno pure loro poverini chiusi in casa, cioè voglio dire, come potrebbero contrarlo? Vabbè, comunque vado. Grazie, mi sono messa i bendaggi e adesso mi metto il pantaloncino sopra. Ragazzi, ho messo anche i pantaloncini, adesso sto così in posa. E si sente già che agisce, poi le gambe sono subito più sgonfie. Comunque trovate tutto su caritashop.com. Amore, devi lasciare là i panni, devi lasciare là a terra e ti vai a lavare pure la spesa, lasciala qua prima qualche ora. Ma lo so già. Le mascherine quante già le buttate? No, dico che le hai buttate già. Ti sei messo l'igienizzante. C'è la macchina. Che vuoi? Muoio qui. Si sveglia. Che resti male. Sì, allora, questo è il mio studio. Parlo a bassa voce perché Daniel sta dormendo. Allora,
Se vi ricordate, aspettate che c'è Dario. Che c'è, amore? Tu vuoi andare a scattare? Che cosa? Ulrica che fa pizza stasera. Il lievito per la pizza. Maro. E alla fine non l'hai trovato? No, ho trovato quella lava degli altri, lo vuole buscare. Maro. E papà che ha detto va bene? Va bene. Grazie. Allora, vi dicevo, questa qua era tutta gialla, questa stanza, non so se vi ricordate, l'ho fatta bianca innanzitutto, poi qua vabbè, devo pulire, devo sistemare, ci voglio mettere qualche quadro, io mo vi dico come voglio ristrutturare, poi casomai questo è un vlog, vi faccio proprio un video specifico se lo volete, appunto di come viene, questo è il prima, anche se il prima non è così perché questa qua stava qui, poi era tutto giallo, quindi già ho fatto questa modifica e l'ho fatto bianco. E poi vi ho detto qua devo pulire, devo sistemare, devo buttare un sacco di roba e qua ci voglio mettere qualche quadro, vi dicevo, voi datemi anche voi qualche consiglio sulle modifiche che posso fare. Quella ho pensato di metterla là e qua ci devo mettere delle belle tende bianche, belle tipo di raso, mi piacerebbero, però là poi mi sono accorta che ho difficoltà quando mi trucco, registro storie o video, che non c'è la luce ma sta qua, quindi forse devo farla un po' più qua e metterci la lampada dietro, se no in questo modo non so che uso questa qua, non so qua se ci posso mettere qualche luce, non so come funziona, datemi magari qualche consiglio, o anche questa qua, vabbè comunque devo sistemare prodotti là, vabbè ci fate caso, però ho comprato questo, non è troppo carino, shopping online è stupido, vedete, è troppo carino, vabbè comunque questo qua è per fare video, metterlo dietro, vabbè, le mie varie luci eccetera, e quindi qua avrei una sezione anche per registrare video. Poi vorrei comprare un altro mobile, pensavo tipo qualcosa di semplice, sbrigativo da IKEA per metterci un po' di prodottini, perché ne ho troppi là dentro e in quei tre cassettini non ci faccio nulla, quindi devo avere una bella cassettina, però non so dove e come disporla, magari datemi voi dei consigli. E niente, qua ci voglio mettere qualche quadro, però voglio comunque lasciarla easy, nulla di che, e comunque già mi piace molto di più rispetto a prima. Allora ragazze, vi volevo parlare un po' per spiegarvi un pochino cosa sta succedendo, perché io sono sparita un po', perché in effetti è un po' che non faccio video e veramente parecchio. Allora, il motivo principalmente per cui non ho fatto video è che voi sapete che comunque io stavo cercando di fare due video a settimana, poi interrotto ne ho fatto solo uno e da quando comunque c'è Daniel, perché ho poco tempo, e adesso praticamente questa settimana non ho caricato nessun video e quindi l'ultimo mio video risale boh, penso 10 giorni fa, non lo so preciso, comunque non ho caricato video perché devo dirvi la verità, non me la sentivo questa notizia di questo virus e quello che sta succedendo, veramente mi ha sconvolto non poco, penso come ad ognuna di voi, e diciamo, se devo essere sincera, non avevo proprio la voglia di fare video, nel senso che voi sapete che io cerco sempre di darvi positività, quindi in questo momento non mi sentivo nulla di positivo da dare, quindi non avevo voglia di prendere la videocamera a mano, vi dico la verità, e soprattutto perché qua su YouTube è sempre un insulto, è continuamente un insulto e una critica, in questo momento veramente secondo me dobbiamo solo cercare di cacciare parole positive e d'amore, perché veramente siamo in una situazione veramente bruttissima e io penso che se siamo arrivati a questo è perché veramente dobbiamo cercare di farci forza, no? E lottare tutti insieme in questa battaglia, fra virgolette. Quindi vi dico la verità, mi è mancata un po' la motivazione, a me che vi ho sempre dato messaggi positivi, a me che vi ho sempre cercato comunque di intrattenere, di farvi forza. Però poi mi sono detta, cavolo, però non posso abbandonare così le ragazze, perché intanto mi scrivete su Instagram e mi dite che state male, dammi consigli di ricette, dammi consigli
sui prodotti, dammi consigli sull'allenamento, dammi... Quindi ho pensato di portare avanti quello che è comunque il mio lavoro di influencer, comunque un mio dovere anche intrattenervi, farvi stare bene proprio in questo momento, no? Dove normalmente siete voi che date forza a me, mi fate sentire bene, per qualsiasi difficoltà comunque mi siete vicino. E quindi ho detto, in questo momento mi devo fare forza, devo comunque portare avanti quello che è comunque il mio lavoro, comunque quello che faccio, il mio impegno. E quindi ecco perché stamattina ho detto no, basta, oggi faccio un vlog e riprendo, nulla di che, giusto per tenervi compagnia. Adesso Dario è tornato, è andato a fare la spesa, facciamo la pizza, voglio fare una diretta, sono molto attiva, cerco di essere molto attiva su Instagram con le storie, con le dirette, e voglio fare la diretta su Instagram e poi magari faccio vedere anche qua, vi dico la ricetta, un po' il procedimento. Quindi mi volevo giustificare, proprio questo, niente, mi volevo dire perché tutti sono mancata, perché tutti questi giorni di assenza. E al di là del fatto che comunque sono preoccupata comunque per i miei genitori, che non li sto vedendo, per tutti i miei amici, la mia famiglia, tutti, anche per Daniel, comunque è uno stato di preoccupazione generale. Io quello che posso dire è sicuramente non uscire di casa. Io veramente oggi Dario, per andare a fare la spesa, mi è venuta l'ansia, perché comunque luoghi, sul mercato è un luogo pubblico, i luoghi pubblici sono molto pericolosi. Quindi sicuramente quello che posso dire è state a casa, non uscite, e niente, speriamo che passi presto questo momento e possiamo tornare tutti quanti come prima, ad abbracciarci, a baciarci, a stare insieme, perché veramente è diventato terribile anche non vedere gli amici, non vedere nessuno, è veramente bruttissimo. Solo alcune di voi, anche fidanzate, lo state vedendo. Però ragazzi, ci dobbiamo fare forza, e anzi dobbiamo prendere questo momento per cercare di dare valore alle piccole cose. Siamo in casa, prendiamoci cura di noi, dei nostri figli, della nostra famiglia, coccoliamoci con le ricette, con la cucina, e diamo valore a queste piccole cose, perché secondo me queste piccole cose sono le grandi cose che anche dopo, quando sarà tutto finito, dovranno sempre avere un valore principale per noi. Quindi questo è quanto. Io oggi ho visto il bollettino della Campania, comunque i contagiati continuano ad aumentare, quindi solo stando chiusi dentro, stando veramente chiusi dentro ed evitando di uscire, si risolverà questo problema. E niente ragazze, quindi forza e coraggio, facciamoci forza, e perché solo insieme possiamo combattere questa cosa che ci è successa, che vi giuro, a me a volte i primi momenti mi veniva da piangere, e cioè in realtà penso che chiunque abbia pianto in questa situazione, e io dicevo, non può essere, cioè sembra un incubo, mi sembrava di stare in un incubo, non... è successo tutto così in fretta che non capisci, veramente ti sembra di essere in un incubo, a tratti un videogame, a tratti un incubo, a tratti un film, boh. Però sicuramente penso che è una cosa che ricorderemo per sempre. Penso anche a queste povere anime di questi bimbi che abbiamo, che dobbiamo tenere chiusi in casa, che veramente sono nati in un anno proprio bruttissimo. Questo 2020 è cominciato proprio terribilmente, perché non possiamo comunque farlo uscire. Daniel, diciamo, 5 mesi e mezzo, è piccolino, però penso a tante di voi che mi scrivete, che avete bimbi di pochi anni, che magari sono abituati a stare con gli amichetti, a fare giochi, andare al parco, andare a scuola. È veramente terribile. Poi come fai a spiegarglielo? Vabbè, la lasciamo. Io sono vicina ad ognuno di voi, ragazze, veramente con tutto il cuore. E ce la faremo, insieme ce la faremo. Utilizzate i commenti per scrivermi qualsiasi cosa volete chiedermi, se vi volete sfogare, qualsiasi cosa, veramente nei commenti io vi leggo e vi rispondo. Soprattutto lasciamo messaggi di positività, cerchiamo di pensare molto agli altri. Se andate a fare la spesa, mi sembrerà strano, se ci sono 4 pacchi di farina, non li prendete tutti e 4, prendetene uno, due, lasciate qualcosa per chi viene dopo di voi. Veramente ragazze, perché solo così, pensando anche agli altri, supereremo questa cosa. Noi non siamo singoli individui, ma facciamo parte di un unico universo. Ok ragazze, riprendiamoci e andiamo a preparare questa pizza.
motivo anche per cui non avevo fatto i video, perché comunque spesso, comunque essendo in casa, sono senza trucco, sono così molto naturale in tuta, io già lo sono normalmente. Adesso mi sono data una sistemata, ma pochissimo, e molto spesso purtroppo qui nei commenti c'è chi comunque offende anche su questo, sul tuo aspetto fisico, perché comunque ti mostri come sei, magari appena svegli, eccetera. Io diciamo, a me non mi frega, però è veramente brutto beccarsi sempre questi insulti, avere a che fare con queste persone. Quindi io, come al solito, sapete, adotto sempre la mia politica, che ignoro ogni cattiveria, ogni parola brutta, perché quella cattiveria e quella parola brutta resta sempre a chi la dice. Quindi io ignoro tutto, e poi c'è chi per me cancella tutte le cose brutte, perché io non le voglio proprio leggere, quindi fortunatamente c'è chi per me cancella direttamente, quindi diciamo che restano proprio nella bocca ancora di chi le sta scrivendo. E questo è un consiglio che vi consiglio, una cosa che vi consiglio di fare anche nella vita, ragazze, tipo se siete vittime di bullismo, perché qua su internet purtroppo è così, chiunque ha un po' di visibilità è vittima di bullismo, come me, che ogni volta ce n'è una. E anche nella vita di tutti i giorni dovete comunque ignorare queste persone cattive, che comunque vogliono sfruttarvi, vogliono sfruttare il vostro nome, vogliono sfruttare le situazioni per avere loro un tornaconto. Queste persone non avranno mai nulla di positivo nella loro vita, non avranno mai la possibilità di provare la vera gioia, quella che è non legata al materiale. La vera gioia è quella che non è legata ai soldi, non è legata a tutto questo, è una cosa interiore che se sei così incattivito non proverai mai nella tua vita. E quindi quella è la loro miseria, la loro povertà in cui rimarranno per sempre. Quindi voi fregatevene di tutte le persone cattive e negative che vi vogliono veramente fare del male, perché tutto questo male resta a loro se voi non gli date la possibilità di colpirvi. Spesso mi dite di fare video sulla forza di attrazione, sul pensiero positivo. Dovrei farlo prima o poi, però vabbè, non è questo il momento. Anzi no, veramente potrebbe essere questo il momento. Vabbè, comunque fatemi sapere voi nei commenti, perché io comunque fra qualche giorno vorrei farvi un altro video. Magari decidete voi. Pizza sia. Ragazze, mia madre ha fatto la spesa, ma quante cose hai comprato? Adesso ci basterà fino a 6 aprile questa roba. Vuol dire che Dario ha fatto la spesa anche ai miei genitori, vero amore? Sì. Sei bravissimo. Bravo mio amore, bravo amore mio. Sei bravo. Anche le noci mio amore ha preso. Lo yogurt, il salmone, l'insalata. Ok. Il tonno. Tonno sempre. Calippo. Scherzo, Calippo. Calippo, lo so, comunque questo è il migliore tonno che esiste, anche in olio biologico. Vabbè, ragazzi, non ci tocca che sistemare la spesa. Amore, ho preso anche la farina. Farina per la pizza e il lievito. Ok, mettiamoci all'opera. Grazie, organizzazione al massimo, guardate qua. Ho detto a Dario farsi mettere tutti i salumi cioè se li ha fatti affettare, e mettere giusto, amore, sotto vuoto, così vi durano di più. E non dovete scendere ogni giorno a fare la spesa. Crudo, quello che noi mangiamo, il crudo, sgrassato, fissati tacchini e bresaola. Bravo amore! Ho appena preparato il tavolo per fare la diretta Instagram e ho preso la farina. Beh, poi ve lo dico qua, metterò un pacco di farina integrale con questo lievito, perché quello a cubetti era finito, evidentemente tutti faranno la pizza oggi che è sabato. E però questo qua ho sentito papà e mi ha detto che va bene, perché ha comunque una lievitazione naturale, quindi non è istantaneo. Del sale, acqua calda e pronti per impastare. Telefonino. Sono pronta per la diretta Instagram. Un saluto nel vlog che vedrete domani su YouTube. Ok, ciao. Ok, dottoressa. E allora sarà se vuoi una te. Italia sì. Italia no. Ragazze,
Guardate qua, ho preparato tutti gli ingredienti per fare la pizza con la polpa di pomodoro, ovviamente rigorosamente bio, i funghi, le patate le ho tagliate, le metterò crude, prosciutto, mozzarella e poi voglio fare anche tonno e cipolla che mi ha consigliato una ragazza nella diretta. Pupi sempre qua, non mi abbandona mai, quindi mettiamoci all'opera. Ragazze, ho fatto la pasta della pizza che l'ho detto nella diretta, che mi ha seguito su Instagram, comunque è semplicissima, un pacco di farina, una bustina di lievito e 350 g di acqua calda, quindi per mezzo chilo di farina, un po' di sale lungo i bordi che non va a contatto col lievito e l'ho lasciata lievitare 2 ore, ovviamente se avete più tempo meglio che la fate lievitare di più, più lievita e meglio è, quindi adesso la vado a stendere. Che spiritoso. Ho preparato anche le... Speriamo che non si... Oh amore, si è... Solita sfortuna, perché io quando una cosa non la devo fare, non la devo fare. Gli occhi addosso, ciccioli, guardate qua. Si va a rompere, al cadere la fotocamera, si rompe l'obiettivo. Eccola qua, falla vedere amore. Guardate. E mo dove cacchio la vado ad aggiustare, devo dire, solo se lo trovo su Amazon, fortunatamente ho la fotocamera di riserva. Tiè! E quindi niente, vabbè, io stavo impastando, stavo stendendo la pizza. C'è posta per te, Daniele che si è addormentato, e le mie pizze, guardate che belle. Allora ragazzi, ho fatto marinara, patate e prosciutto. Nel frattempo ho cambiato fotocamera, ve l'ho detto, mi sono già comprata l'obiettivo nuovo su Amazon, e prosciutto cotto e mozzarella e tonno e cipolla come ci ha consigliato la ragazza Margherita. Buon appetito! Buonanotte! Buonanotte, forse. Beh, 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 beh.